Ciao a tutti, sono Marco del sito videolab.it e questo è il settimo videocorso sull'HTML. Nella precedente lezione abbiamo visto come creare un layout grafico di un sito web a due colonne. In quest'ultimo videocorso andremo a vedere come inserire una terza colonna, così da creare appunto un layout a tre colonne, e come collegare tra di loro le varie pagine del sito internet. Allora, partendo dal codice creato appunto sulla sesta lezione, andiamo ad aggiungere un'ulteriore colonna. Avevamo creato una colonna sinistra e una colonna destra. Andremo a creare una colonna centrale in questo modo. A questo punto abbiamo definito un div appunto che conterrà il testo della nostra colonna centrale. Per completarlo dobbiamo andare qui all'interno dello stile e aggiungere appunto i valori di questa colonna centrale. Per lasciare spazio a questa nuova colonna dobbiamo ridurre la colonna sinistra, che appunto era larga 540 pixel. E a questo punto potremmo anche stringere un pochino la colonna destra, portandola a 350. 350 e 200. Sotto, quindi andiamo ad acquistare più un 340 sopra, arriviamo a 370 pixel, che sarà il valore della nostra colonna centrale. Copriamo del testo. Come vedete si è un pochino sballato il layout per via del fatto che le misure non sono corrette. Ecco qui, diciamo che era l'immagine che essendo molto larga ci faceva sballare tutto il resto del codice. Per staccare un pochino la colonna sinistra dalla colonna centrale possiamo andare ad aggiungere un pochino di margine sinistro. Margin left 10 pixel. Per rendere, diciamo, il lavoro un pochino migliore possiamo anche ridurre la colonna destra maggiormente, portandola a 200, così da acquistare 150 pixel da associare in più alla colonna centrale, per un totale di 350, 150, 520. A questo punto spostiamo anche l'immagine sulla colonna centrale. Ecco qui che abbiamo creato un sito a tre colonne. Quindi per farlo, vi faccio rivedere, abbiamo associato alle tre colonne facente parte del corpo, colonna sinistra 200 pixel, colonna centrale 520, colonna destra 200. Per far sì che le tre colonne restino sempre affiancate, è buona norma calcolare sempre anche il margine, in modo tale che sappiamo effettivamente la larghezza totale delle tre colonne, che ovviamente non deve mai superare la larghezza totale del contenitore,
altrimenti l'ultima colonna andrà a capo. Fatto questo, andiamo a vedere come associare le varie pagine. Allora, al momento abbiamo creato soltanto questo sito con un'unica pagina. La pagina facciamo finta che sia la home. Quindi andiamo sulla scritta home e andiamo ad aggiungere un link in questo modo. A spazio href aperte doppie virgolette, aperte e chiuse, e chiuso il tag del A. E allo stesso modo, dopo la scritta home, mettiamo la chiusura appunto proprio del tag, del link. Qui dentro andremo a scrivere index.php, HTML, scusa. Stessa cosa andremo a fare anche sulla pagina dove siamo. Così anche per la pagina, cancello qualcosa altrimenti non facciamo in tempo nei 10 minuti. Ecco qui. Contatti.html. Cancelliamo anche link. Tanto comunque il processo poi con più pagine sarà esattamente lo stesso. Questo punto dovremo andare a creare quindi la pagina dove siamo e la pagina contatti, perché lanciando la pagina in questo modo, provando a cliccare, al di là adesso che sono blu i link, provando a cliccare sulla scritta, la pagina appunto ci restituisce un errore perché non trova la pagina dove siamo. Per far questo possiamo andare sempre qui all'interno del nostro stile CSS, aggiungere le proprietà anche del tag A, assegnandogli un colore uguale al bianco, in modo tale che i nostri link non saranno più blu ma bianchi e quindi saranno molto più visibili. Ecco qui. Allo stesso modo andremo a duplicare e creare più pagine, quindi modificando solo ed esclusivamente il testo. Quindi andando a modificare semplicemente il testo delle varie pagine e riservando questa pagina con un altro nome, avremo risolto il nostro problema per creare le altre pagine con la stessa grafica. Adesso vi faccio vedere, duplico un attimino questa pagina con il dove siamo. Cancello questo qui per farvi vedere la differenza quando passeremo da una pagina all'altra. Ecco in questo caso abbiamo sbagliato perché ho modificato la home, diciamo, quindi nella home avremo scritto dove siamo, però cliccando in dove siamo avremo la pagina completa di tutto, quindi perché come vi ripeto per errore ho modificato la pagina home piuttosto che la pagina dove siamo. Tornando in home riavrò un'altra volta la pagina appunto senza immagine. Per questa lezione è tutto, grazie ancora e continuate a seguirci su www.videlab.it.